Vicepresidente Calderoli, perché è così importante andare a votare il 12 giugno? Perché quello che non è riuscito a fare il Parlamento in 30 anni e che neanche in questa occasione riesce a fare, deve essere deciso dal popolo. Con i referendum abrogativi abbiamo la possibilità di cambiare, abrogare una legge o una parte di essa. Noi riteniamo che la giustizia non funzioni, debba essere accelerata, devono essere magistrati indipendenti, bravi, finalmente, e che si limiti anche un abuso della custodia cautelare, visto che abbiamo più di 1000 casi all'anno di ingiusta detenzione. Per tutti questi motivi, perché questi problemi possono toccare ciascuno di noi, è necessario andare a votare, c'è un quorum, quindi portiamo amici, parenti, tutti a votare. Uno può dire sì, può dire no, ma deciderlo sarà comunque giusto perché lo ha deciso il popolo. Come mai se ne parla così poco di questo referendum? Perché un tempo i referendum venivano combattuti a colpi di sì e colpi di no. Quelli che invece vogliono bocciare un referendum usano una strategia di non partecipazione al voto, partendo da un vantaggio già del 30% che è la fisiologica non partecipazione al voto, spingendo per la non partecipazione al voto non fanno raggiungere il quorum e il referendum fallisce. Quindi senza parlarne, senza dare l'informazione, 2/3 della popolazione italiana non sa, non dico i contenuti, ma nemmeno che il 12 si voti. E noi facciamo queste iniziative per portare di piazza in piazza, di porta in comune questo tipo di informazione. Grazie.